Nel caso che si trovi, qualunque cittadino trovi per strada o sulla pubblica via, chiaramente non in una proprietà privata, un cane o un gatto che sia ferito o gravemente ferito, comunque che abbia necessità di soccorso, devono avvisare le forze dell'ordine o la polizia o i carabinieri o i vigili. Se invece uno vuol fare per sua volontà, che prende il cane, lo va a soccorrere e lo porta privatamente da qualche collega, in quel caso poi però si perde la procedura che invece prevede nel caso in cui il cane non sia di proprietà di nessuno, un intervento gratuito da parte del pronto soccorso che fa capo all'ASL con un eventuale poi trasferimento a Napoli presso l'ospedale veterinario di Marano, quello che fa capo alla nostra ASL.